che bella, è bella anche Elena, eh? Molto Elena, bella, molto brava. È di origine argentina, mi dicevano. Sono bravissimi, sono dei ragazzi di Trento, ma però sono ragazzi che arrivano un po' da tutto il mondo e portano in giro nei teatri il circo. Molto bella, come un'arte che non Senti, avrà mai fine. Qui negli studi dell'Antoniano, nei camerini, quando hanno sentito che ti chiamavo, dov'è Gatto? Dov'è Gatto? Dicevo, Gatto, c'è Gatto Panceri, ma non ci posso credere. Ma che fine ha fatto Gatto Panceri? Allora lo diciamo agli italiani, ma che fine hai fatto Gatto? Lavoro, scrivo canzoni, ho fatto un disco che è uscito quest'estate, sto preparando un album. Poi sai che io faccio anche 140, l'autore. 140 canzoni ho dato in questi 30 anni di carriera. Ricordiamone una. Vivo per lei. Vivo per lei di Bocelli. Di Bocelli, c'è da Quanti fare. Quanti milioni di dischi ha venduto? 45 milioni. Milioni. Milioni, sì. E beh, è una delle canzoni più famose italiane nel mondo, devo ringraziare. Scusa Gatto, ti faccio una domanda. Io lo so che tu non ti interessa di Mammona o del Dio Denaro. Ma quanto prende un autore ogni vendita? È difficile quantificarlo perché non so, in Italia può guadagnare un euro a CD, quando però all'estero guadagna un po' meno, poi dipende appunto però da diciamo quanto che ti puoi diciamo che è stato il Signore mi ha dall'alto, io credo, sono anche molto credente, ha voluto, io sono credente praticante, ha voluto che io scrivessi questa canzone così importante che mi ha dato soprattutto una grande soddisfazione e poi anche un po' di rilassatezza, perché sono nato poverissimo, figlio di ragazza madre, adesso lo diciamo grazie, bentornati a Tambur Battente Show con la regia di Francesco Dardari, qui dall'Antoniano, qui dove è nata la TV, qui dove è nata Rai 1. Lo zecchino d'oro, un grazie veramente a tutti, in particolare a Giorgio Antonini che è un po' il fautore di questo progetto. Allora, stavamo dicendo, tua madre è ragazza madre. Ragazza madre che ha fatto molta fatica ad allevarmi, però non ho sentito tanto la mancanza di mio padre. Che non tuo padre mai, non l'hai mai... Non l'ho mai conosciuto perché quando mia madre, dopo un fidanzamento anche lungo, gli ha detto che era rimasta incinta, lui è sparito scappato. Nel nulla, ha dato anche delle nome falso, generalità false. Allora niente, mi hanno levato mia mamma e mia nonna e quindi io sono cresciuto con queste due poverissimo. Donne. Poverissimo. Molto guardate, poveri. Tutti eravamo poveri. Eravamo poverissimi sì. E quindi ho apprezzato ancora di più quando attraverso la musica, che è la mia passione, sono riuscito a viverci e a viverci per sempre, perché non credo cambierò mai il mio lavoro. Anche se tu lo sai, è comunque un lavoro fatto di alti e bassi, momenti in cui sei estremamente in primo piano, altri che stai lavorando, però io non mi sono mai fermato di lavorare, per me è importante svegliarmi la mattina, prendere la mia chitarra, specialmente che scrivo con quella, comporre delle canzoni. Tu sei diplomato al Conservatorio di Milano, sì. Volevo fare il veterinario quando avevo 13 anni, ma poi ho incontrato una chitarra e ho cambiato. E sei nato a Monza, però hai vissuto a Concorrezzo. Sì, che è un paese vicino a Monza. È un paese importante, famoso. Tra l'altro ho preso adesso un premio Talamone, si chiama, della Brianza, un premio importante, perché sai che nessuno è profeta in patria, invece mi hanno riconosciuto il valore artistico di 30 anni di operato a loro detta di qualità e mi hanno dato questa targa che è un riconoscimento di cui sono molto grato perché nessuno appunto... Noi siamo grati invece della tua presenza. Poi altri brani famosi? Beh, ho scritto tantissime canzoni che ho portato successo io, L'amore va oltre il mio primo Sanremo, Dov'è un altro Sanremo che sono andato io, Un qualunque posto fuori dentro di te, che è stato uno dei pezzi più suonati nelle radio in questi anni, ma anche cose recenti come Solo Musica, con cui qualche anno fa ho fatto un'estate piuttosto... Adesso è uscito Resta in piedi, una canzone che vuole essere anche un monito a non mollare mai. E invece brani che hai regalato i tuoi... Ho scritto Per le ali, per Oxa, per Mina, per Morandi. Mina. Sì, per Mina ho scritto Canterò per te e Mina è stata la prima a scegliere una mia canzone. Era il 91, io ancora non avevo neanche inciso un disco, e portai questa canzone a un mio editore che si chiama Frumento Romeo e lui disse secondo me è giusta per Mina, ma l'ascolterà, se gliela mando io sì. Ha mandato la canzone a Mina e Mina ha risposto. E Morandi qual è il brano? La voce. La voce. La voce. Poi ho scritto Per le ali, Sanremo 2008, Le ali era Sanremo con un pezzo mio che si chiama Eri tu. Eri tu. Meneguzzi ha fatto un Sanremo con un brano mio che si chiama Grande, ho scritto Per Siria che ha vinto un festival bar. Senti, ma non... Allora... Mietta, diciamo adesso non vorrei dirlo tutti, Mietta, sennò sì. Mietta, Raffaella Carrà, che ci tengo a dirlo. Qual è il brano di Raffaella Carrà? Ti cercherò. È dell'ultimo disco, che è un disco che è andato molto più bene in Spagna. Quella era una TV, quegli anni lì, in bianco e nero, era la TV. Però bella. Raffaella Carrà gli ho dato 4 anni fa, è stato l'ultimo disco suo. Però ecco, con la scomparsa di Raffaella Carrà certo, è finito un'epoca. Per me è stato un brutto colpo, perché insomma...
scrivere per lei, appunto, per questi grandi della musica italiana, che quando mia madre era incinta di me ascoltava Mina e guardava la Carrà. Certo. Quindi io, mia madre è ancora viva, anzi la saluto se sì, ci la sta salutiamo, guardando. Certo. La salutiamo, come si chiama di nome? Lina. Lina, chissà quanti sacrifici. Tanti sacrifici, però mi ha confidato che adesso è contenta perché è felice, gli regalo ogni tanto queste belle è la mamma di Gatto Pancetta. Provate a immaginare solo il brano di Bocelli, uno quando ascolta. Ma tu a un certo punto hai avuto 10 anni di grande successo, sì, sì, sì. No? Cioè la gente ti fermava per strada, sì, due, sì. Hai fatto vari Sanremo, gli autografi. Sì. Poi a un certo punto hai detto, giustamente, come i grandi autori del passato, che ne so, adesso ti paragono a Puccini e Verdi, ecco, come i grandi autori, tu ti sei chiuso in casa con la tua chitarra a scrivere brani. Sì. Non ti manchi il successo? Il successo, nella quello popolarità, che la gente... quella... No, beh, quello no, anzi, a me fastidisce un po', nel senso che sono contento quando se vado in un ristorante e non mi riconoscono, e sono più contento perché il mio momento è quando salgo sul palco. Quindi... non rimpiangono, sai quel successo che appunto non puoi andare, sì, in un ristorante, cioè ho avuto dei momenti che avevo più popolarità di altri, però la cosa bella è che quando dici il mio nome, ho notato questo, magari è un po' che non mi vedono, ma si ricordano di queste canzoni, di Gatto Pancieri, sì. Ho fatto un sondaggio dove 9 italiani su 10 sanno chi è Gatto Pancieri, soltanto 3 su 10 sanno che faccia, e a me piace questa cosa. Senti, perché sono un po' la Mogol in questo senso. Mogol tante volte mi ha detto, ho lavorato anche con lui alla sua scuola, diceva a me non interessa essere là davanti, però dietro alle canzoni magari le persone mi vedono al supermercato, non sanno, come Shakespeare. Lui è il Shakespeare della canzone italiana. Vi piace, amici? Certo. Shakespeare della canzone E quindi italiana. È vero. Cioè, a me piace essere in primo piano quando sono io a cantare sul palco. Poi c'è stato, per esempio, sono stato fermo 5 anni a fare un disco da produttore. Sì. Perché ho fatto 11 album dove avevo un produttore. E ho detto, vediamo se sono cresciuto al punto da fare... E com'è andata? È andata lunga. Quanti tuoi personali, quanti dischi hai venduto? Tantissimi. Non ho mai fatto il conto, però ho fatto 12 album... Ascolta, torniamo alla tua mamma. Cioè, tu non sei sposato? No. E non hai figli? No. Questo dipende forse perché il tuo papà ti ha deluso. Ma io credo che, anche se questa cosa io dico che non mi ha portato chissà quali traumi, però magari mi ha condizionato sulle scelte, perché quando tu hai un esempio d'amore edificante, forse è più facile... Cioè, la famiglia, non avendo avuto la famiglia, tu hai paura un pochettino, a creare... Però nello stesso tempo è una cosa che mi piacerebbe fare, perché vorrei dare a un figlio quello che mio padre non ha dato a me. E quindi è tutto un... Tu hai mai pensato, hai mai provato a idealizzare tuo padre? Cioè, per esempio, tuo padre potrebbe essere, perché potrebbe essere ancora vivo... O speriamo che adesso non accada una carrambata che è fuori. No, potrebbe essere vivo e potrebbe fare il musicista, piano bar. Ma guarda, tutto può essere, no? Perché quando una persona si presenta con un nome musica, falso... Voglio dire, cioè... Oppure potrebbe essere, che ne so, uno scrittore... Guarda, effettivamente può essere, perché dalla parte di mia madre non c'è nessuno dalla parte di mia madre che ha fatto qualcosa di artistico, per cui effettivamente è un po' strano che io abbia scelto poi una carriera artistica, però dalla parte di mio padre non conosco. Cioè, diciamo che tuo padre ha commesso un gravissimo errore. Parliamoci chiaro, noi maschietti facciamo tanti errori nei confronti delle donne, tantissimi. Diciamo che tuo papà forse ti ha lasciato qualcosa in eredità, che è l'amore per la musica, che ne ma so. Può essere, questo può essere. Ma tu l'hai perdonato tuo papà? Sì, ma io non l'ho mai neanche accusato. Io credo che i figli siano di chi li cresce. E quindi io vedevo mia madre, per me era la mamma, poi la nonna per me era il padre. Forse solo in età adulta ho capito cos'è un padre vedendo, per esempio, non so, mio fratello diventare padre o mia sorella diventare madre. Allora ho visto che... Tu hai dei fratelli? Sì, sì. Due? Due. Beh, loro sono orgogliosi di te. Sì, molto. Ma dimmi molto, una siamo cosa, molto uniti. I tuoi fratelli, quindi, non dello stesso... No. E loro, la musica, niente, sono stonati. No, sono intonati tutti e due, perché il loro... Allora un tuo il nonno, loro padre, forse. No, il loro padre naturale, che purtroppo è morto e mi ha affigliato, perché poi mia madre si è sposata col padre di questi miei fratelli, era un tenore. Quindi si respirava tenore e pittore. Quindi in casa. Quindi, diciamo, non mi piace la parola fratellastri, non mi piace. No, fratelli. Diciamo, i tuoi fratelli. Non di sangue. Non di sangue, di madre. Di madre. Ecco, il papà di loro è un tenore e pittore. Era, purtroppo è venuto a mancare 2 anni fa. E quindi in questa casa si respirava comunque. Alziamoci in piedi. Intanto la regia di Francesco Dardari, noi andiamo verso la telecamera. Sì. Diciamo agli amici di rimanere qui con noi, perché Gatto non se ne va mica. No, fra un po' canto. Fra un po' canto, poi c'è un po' di pubblicità, ma fra poco, pochissimo.
Da oggi in cucina Crea Tu. Creo io? Sì, con Crea Tu. Orogel crea i mix di verdure pronte tutte italiane. Tu crea tutto. Crea primi, secondi, contorni, antipasti e fuoripasti. Orogel Crea Tu. Crea tutto quello che vuoi tu. Panificio di Camillo. Ci trovi presso i migliori supermercati della tua zona e se sei un barista, presso il tuo grossista di fiducia. Ritorniamo a Tambur Battente Show qui dall'Antoniano. Gatto, dopo poi vedremo una cosa. Sì. Io ho sempre sognato di verificare una cosa, poi te lo dirò dopo. Lui è il direttore del circo. Eccomi. Va in giro per tutto. Ah, sarebbe bello, tra l'altro, quando tu fai i tuoi spettacoli a teatro, che è molto intimo il teatro, fare anche qualche gioco. Sì, cioè, pensa che io ho fatto un videoclip con un circo, non dico qual era. E quindi vedi, coinvolgendo tu dici, alcuni acrobati. Gatto Pancieri e il circo, perché voi andate nei teatri. Con, sì, andiamo nei teatri, nelle piazze, nelle strade, insomma, dappertutto. Vintage Circus. Vogliamo ricordare anche i tuoi ragazzi? Assolutamente sì, e se lo meritano, perché dalle ragazze, iniziare dalle ragazze e le nostre acrobate aeree sono, abbiamo Annalisa Savasta, che è cerchio aereo con multiula, abbiamo Elena Mouret, che è la nostra, la più giovane del gruppo, tessuti aerei e corda aerea, abbiamo Mr. Selfish, Sergio Pesce, che è il nostro fakiro e in realtà... Che dopo vedremo, esatto. Poi. E vai, ci sono io, sono il mangiafuoco in realtà, e, però per ovvie ragioni poi non potevamo fare. Tantissimi artisti a livello, a livello internazionale, quindi perché, voi girate l'Italia. Esatto, come, diciamo, come produzione AI, parte di Entertainment Production, insomma, si producono questi spettacoli con una selezione di artisti internazionali. Quindi voi andate a selezionare gli artisti e li portate nei teatri. Esatto. E voi siete però di Trento, la vostra... Diciamo che siamo un po' più sparsi, perché insomma da Bergamo... Tu conoscevi Torino, Gatto Pancieri? Sì, vabbè, come si può non conoscere Gatto Pancieri? Sua madre. Esatto, ho chiesto un selfie per mia mamma. Per tua mamma, che si chiama? Francesca. Francesca. Ciao Francesca. Ecco, quindi Francesca ha chiesto un selfie, bellissima questa cosa. Beh, bello questo. Ha chiesto al telefono, Molto bello. Mi ha detto, di farmi un selfie. Un selfie. Adesso io vorrei verificare, caro, adesso c'è il fakiro. Esatto. Io da bambino, quando andavo a vedere gli spettacoli, dicevo, ma sarà vetro vero? Esatto. O sarà... L'hai avuto anche tu questo dubbio? Sempre, io sarei andato proprio a toccare. Sai che io non ho dormito per notte. E oggi possiamo farlo. Sì. Tu a vostro rischio. No, no, io mi agitavo. È stato sempre un trauma, specie questo. Da piccolo. No? Ah, ecco perché Gatto Pancieri ha smesso di cantare per un po'. Sì, perché ha visto un fakiro. Il fakiro. Hai detto qui, ve lo chiamiamo? Assolutamente sì. E adesso sì. Vediamo se è vetro vero. Ed è un piacere. Ecco, avere... Posso chiamarlo? Sì. E allora, signori e signori, abbiamo il nostro Mr. Selfish. È un momento pericoloso, pericoloso e veramente bisogna mantenere un po' di silenzio. Questo ok, un po' di silenzio. Prego. Non arriva mica il fakiro. Prego. Musica. Prego. No, però intanto vediamo se il vetro è vero. No, voglio vedere se il vetro è vero. Thank you.
grande signora, ha visto? Ha visto? Ma che bravi! Bravissimi. Chi sono i Beatles? No, i Queen. I Queen sono... mi sono imbrogliata. Ecco, qui, prego, grazie. prego. E grazie. Lei lo sa che accompagna, cara sì. signora Coriandoli, è una scrittrice che ha... è sì. la grande novità dell'anno, perché questo libro, Infanzia di una viaggiatrice compulsiva, Fiorella Gimigliano, ha scalato le classifiche. Ma sono contenta. Me l'ha presa questa brava ragazza, sì. sa leggere e scrivere, guardi, come un grande. È veramente la scrittrice dell'anno, si può dire. Sì. Eccolo qua. Ma perché parte questa Fiorella dalla tua voglia di girare il mondo? Dai, sì. su, perché esatto. lei è un po' timida, però me l'ha presentata la Gladys. Perché la mia bambina, lei è amica della sorella e della cugina di sua sorella. Sì, non siamo mi ricordo come neanch'io. Due sorelle. Sì. Però ho detto, non so, ma dai, parla, è brava, guardi. Fiorella Gimigliano, mamma mia. Tanta fortuna sta avendo che è un spettacolo. Dai, parla, sì, su. Infatti, giusto. Fatti vedere. Anche tanta fortuna. È la verità che lei è la scrittrice del momento. Sì. Ma è vero anche che davvero anche c'è tanta fortuna, perché sì. io in effetti ho sempre adorato viaggiare, ma da quando ero piccola all'asilo. Perché volevo comunque star sempre fuori di casa, mia nonna mi portava sempre in autobus in giro per Ravenna, e dove sono nata, mm-hmm. e sempre in treno ad Alfonsine. Però dopo vari hai fatto dei viaggi più lunghi. Sì, sì, perché sono cresciuta con quella mentalità di zingara. Quali viaggi hai fatto? Quello più interessante. Ah, tanti. Ho fatto tutto il sud-est asiatico da sola, partendo veramente un viaggio all'anno, perché non è che abbia fatto... Questo è edito da Feltrinelli? Sì, Europa Edizioni per Feltrinelli, nel senso che Feltrinelli è il... E si trova quindi in tutte le librerie nazionali. Sì, soprattutto su tutte le piattaforme. Ma perché su tutte compulsiva? Le piattaforme. Perché ti piace viaggiare? E sì. quindi tu non hai una casa tua? Adesso sono in affitto, l'ho avuta per tanti anni, la casa di Però proprietà. Però tu pensi che la casa non è poi un bene così prezioso no. per una che viaggia? Ma soprattutto per una senza radici come me. Perché e io perché sono è piaciuto questo libro? È piaciuto perché ci sono due cose importanti. Una è la curiosità. Non è un libro di una scrittrice famosissima. Sono le esperienze di viaggio, un po' matte. Stavi dicendo attrice, forse volevi fare l'attrice da giovane. No, perché già presso le case cinematografiche. Allora mi è venuto in mente perché è stato quindi acquisito... Quindi potrebbe diventare un film. Sì, sì, è stato acquisito già da diverse importanti. Sì, perché lì c'è intanto la curiosità che mi ha sempre accompagnato e mi accompagna ancora adesso, proprio per le esperienze nuove, per i posti diversi, ma che nello stesso tempo sono anche accomunati da tante cose. Per esempio, i sentimenti umani li puoi trovare sicuramente spesso, sia buoni che cattivi, sia in Oriente che in Sud America, che in Europa, che in Italia. Ma perché in Giamaica è partita la tua guarigione? Perché c'è stato quel periodo precedente a quel viaggio che ho sofferto di anoressia. Ah. Solo che non ho mai contato sinceramente, soprattutto così giovane, e comunque non sono mai andata da uno psicologo. Mm. Quindi ho rifiutato le cure, secondo me, palliative, perché ci sono delle situazioni importanti sì, che vanno affrontate. Ricordiamo che bisogna sempre andare dal medico, sì. mi raccomando, questo è importante, sì, perché è importante. L'anoressia è una malattia... particolare, colpisce molte ragazze e molti ragazzi, quindi bisogna andare dal medico. Poi invece in questo caso tu hai pensato in questo caso sì me per quello che sono un po' così, perché io ho pensato, siccome mi piaceva viaggiare e per me è sempre stata una fede proprio viaggiare, una cosa importantissima, e tante vicissitudini negative, anche la rottura di rapporti sentimentali, tante vicende, anche la morte dei miei genitori, le ho sempre affrontate viaggiando. E l'anoressia è una di quelle situazioni. Ma se tu dovessi andare a vivere in un paese per tutta la vita, dopo l'Italia, qual è il paese? Lo sto ancora cercando. Ah, ok. Lei invece, signora Coriandoli, è una che gira anche lei con Io viaggio, però voglio dire, dell'anoressia, io ho la fortuna che la Gladys non è anoressica. Ah, no. Perché 1,40 per 1,20. Ah, cioè 1,40 di peso? No, di altezza. Di altezza? Base per altezza. Ah, ho capito. Quindi una ragazza irribaltabile. E i suoi viaggi quali sono? I suoi Guarda, viaggi? Io sono stata... Io Bagnacavallo,
poi sono stata a Lugo, sì. Una volta sono andata a Milano, ci ho messo, perché noi avendo il metano nella macchina, guida sì. Mio nipote. Come si chiama suo nipote? Si chiama Gloris. 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 Cioè Gladys Gloris. Gladys Gloris, quindi è mio nipote. Comunque il ragazzo, anche lui ha un'intelligenza che gli manca la parola. Mm. E allora andiamo via, facciamo delle avventure, andare a Firenze, per messo un giorno e mezzo, ci eravamo persi nel muraglione, nel passaggio. Io ho viaggiato. Per andare a Milano ha fatto il muraglione, cioè da una... No, a Milano ci siamo sbagliati, siamo passati da Alessandria, perché lui è andato dritto al bivio. C'è un bivio a un certo punto. Nel bivio lui ha preso a sinistra. Stavamo per andare a Torino. Possiamo dire il bivio della vita. È il bivio del... Bravo! Un'espressione, mi viene la pelle d'oca, guardi, il bivio della vita. Ma tanto bravo. E suo marito come sta? È bellissima. Come sta? Mio marito purtroppo è mancato. Ah, questo mi dispiace molto. Adelmo è mancato. No, mi guarda, dovevo morire io. No, mi guardi in un certo modo. No, non... Dovevo morire io? No, no, è morto lui, c'è un destino. Ah, dopo poi mi racconterà dopo come. Dopo le racconto. Perché adesso c'è la pubblicità, fra poco. Sì. No, ma guardato, non vorrei che... Da oggi in cucina Crea Tu. Creo io. Sì, con Crea Tu. Orogel crea i mix di verdure pronte tutte italiane. Tu crea tutto. Crea primi, secondi, contorni, antipasti e fuoripasti. Orogel Crea Tu. Crea tutto quello che vuoi tu. Gusta la genuinità dei prodotti della Centrale del Latte di Cesena, come lo squacquerone di Romagna e il formaggio di Fossa di Sogliano. Due formaggi DOP prodotti con cura e passione, usando solo latte romagnolo tracciabile fino alla stalla di origine. Entrambi premiati dalla Guida L'Espresso, i formaggi d'Italia. Premiati anche tu, gustando i formaggi DOP della Centrale del Latte di Cesena. Il buono della tua terra, dal 1959. Ritorniamo a Tambur Battente Show qui dall'Antoniano di Bologna e naturalmente abbiamo due amiche, abbiamo la grandissima Fiorella, infanzia di una viaggiatrice compulsiva da Topolino a Mr. Magoo, da bimba ad adulta, insomma è il fatto, come posso dire, è l'esploit letterario dell'anno, perché questo libro sta vendendo tantissimo, è edito da Feltrinelli, è in tutte le librerie, ma non solo, anche sulle piattaforme. Sì. Ed è molto divertente, perché prima si diceva che Fiorella ama molto viaggiare, è una forma anche di, come posso terapia. Dire, di terapia, una terapia, incontrare persone nuove, no? Sì. E poi anche tu hai un'auto-ironia, dicevi. Sì. Eh? E poi c'è la signora Coriandoli. Ma perché lei è la sorella della zia di una cugina della Gladys, la mia zia. Bambina. Allora la spingo un po', la famiglia l'ha spinta un pochino. Quindi non c'è parentela con... Beh, siamo come sorelle, perché la Gladys è amica della zia e della cugina di una sua cognata. Ah, quindi capito. Siamo come sorelle. No, però mi doveva dire come è morto suo marito. No. Perché poverino ha mangiato molto. Adelmo. No, è una cosa un po' lunga. Io gli ho fatto una mangiata nel 2012. Sì. Però lui dopo non ha digerito. Adelmo, che è il fratello di Giorgio Antonini. No, lui si chiama Adelmo di cognome Delirio. Ah, Delirio, non Antonini, ho capito. No. Ok. Dopo, se vuoi, lo racconto, però è un racconto un po' lungo, un po' dopo lungo. Magari. In un secondo tempo, c'è il secondo tempo anche. C'è un dopo. Secondo tempo e poi eccoci. La signora, però dobbiamo. Lei deve. Ah, no, ma questo libro è un spettacolo. Guardando la telecamera numero 2 di Francesco Dardari, deve pubblicizzare questo libro perché già sta scalando. Credo tu sei nelle top 10 dei libri più venduti, Feltrinelli. E quindi insomma deve bisogna spingere, compratela perché è una ragazza che merita, poi vi divertite un mondo, fa questi viaggi e sta scrivendo il secondo. Sì, ma c'ha questa infanzia, girava con una galina in giro da bambina,
È tutta una scoperta sta ragazza. Lei l'ha letto, l'ha letto. Come no? Mi sono fatta leggere, io leggo un po', non sono proprio l'idea brava. Anche, ha già avuto delle proposte anche per fare un film. Ah, ma magari. Ma lei, l'attrice la farebbe? Ma se mi chiede, sì, certo, per una ragazza così anche tutto, posso fare anche la regia, tutto. Ah, pure la regia. Posso fare le riprese, quello che vuole, quello che posso fare lo faccio. Fiorella, ti faccio una domanda molto personale. Ma se tu adesso decidessi di non viaggiare più, un grande amore, una famiglia, dei figli, oppure il viaggiare è tuo marito e la tua famiglia? Io ormai ho 54 anni, non mi sono mai sposata. No, è stata una scelta. Ah, okay. È stata una scelta di non sposarmi e di non aver figli proprio per questo bisogno. Sì, perché era proprio, per me è indispensabile. Il prossimo viaggio? Adesso sto viaggiando a Ravenna, perché hai visto Il prossimo viaggio fuori dall'Italia. In Costa Rica. Costa Rica. Oh, adesso vi presento un grande autore, cantante, scrittore, poeta. Insomma, andiamo, ve lo presento. Venite con me. Complimenti per le scarpe, signora Coriandoli. Allora, voi conoscerete il grande Gatto Panceri. Ma è quello che ha fatto la canzone di Bocelli. Vivo per lei. Ma come fa? Adesso un attimo. Velocemente? Sì. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso mai. Ma 45 milioni di dischi venduti. No, perché dalla parrucchiera Vania Cavallo hanno detto che ci sarebbe, avrebbe un po' copiata, è vero? No, assolutamente. No, l'ha detto la parrucchiera. No, assolutamente no. Le parrucchiere danno sempre del plagio. Però Gatto, io ho visto che mentre cantavi guardavi con gli occhi dolci la signora Coriandoli. No, perché non l'avevo mai vista così da vicino, devo dire che è attraente. Mi viene un calore. Non si sa mai che non mi dedichi una canzone un domani. Guarda, gli dedico quella che faccio adesso. È solo musica. Grazie. Qui. Lo vuoi? Io sì, tra noi è solo musica. Lo vuoi? Così, lo sai, è proprio unica. Questa intesa di sguardi e la complicità, anche quando non parli, perché sai che ti ho capita già. Amo come sorridi a un pensiero che fai, amo come decidi di che cosa per me vestirai. Lo vuoi? Io sì, tra di noi è solo musica, una musica dolce al volume che vuoi, che diventa più forte e si abbina al profumo che hai. Amo come ti piace indicarmi la via, dimostrarti capace di portarmi fino alla follia. Goderti è vento, è un dolce tormento che mina la stabilità. Tu danzi sul filo di lama sottile che taglia la mente a metà. Lo vuoi? Io sì, tra di noi è solo musica. Tu lo vuoi così e lo sai, sei proprio unica. Io amo come ti vivi e ti muovi da te, quando spezzi respiri, suono al mondo più bello non c'è. Tu sei musica vera e danzi sul filo di lama sottile che taglia la mente.
età. Goderti è vento, è un dolce tormento che mina la stabilità, la stabilità. Lo vuoi? Io sì, tra di noi è solo musica. Questa sera fra di noi è solo musica. Questa sera fra di noi è solo musica. Lo vuoi? Io sì, tra di noi è solo musica. Una musica dolce. Solo musica, io amo come sorridi, a un pensiero che fai, e amo come ti vivi, è solo musica. Sanremo 85, Marco Armani, tu dimmi un cuore ce l'hai. Grazie Marco, grazie. Anna Maria, senta, prego, si accomodi. Lei ha scritto un almanacco su Fellini. Cioè, abbiamo parlato adesso, ora abbiamo ascoltato un grande artista, un grande cantante. Perché ha deciso, vabbè, giornalista, famosissima, perché ha deciso di fare un almanacco su Fellini? Allora, diciamo che è un lavoro che nasce da un lavoro giornalistico. Quella che ho chiamato alla fine un'impresa giornalistica, perché io collaboro con il Corriere Romagna. E come saprete nel 2020 è stato il centenario della nascita di Fellini, e quindi poi l'idea era stata quella di fare un omaggio a questo grande autore. Facciamo un esempio, Peppino Amato. Peppino Amato. E grazie a lui se c'è la dolce vita. Esatto, esatto. Sì, insomma, io in questo anno sono andata a caccia di storie, di racconti che ogni settimana ho fatto sul Corriere Romagna per raccontare questo grande personaggio. Alla fine questa cosa è diventata un libro. Ma chi era Peppino Amato? Peppino Amato appunto è stato il produttore grazie al quale... quello che ha creduto veramente nella dolce vita. Era uscito tra l'altro un film nel corso del 2020 che raccontava questa storia,
E quindi io, diciamo, l'ho voluta io stessa raccontare perché rientravo un po' nella logica di questi miei articoli, insomma, che sono andati a comporre questo ritratto, insomma, intorno a Fellini, quello di raccontare Federico Fellini, ma anche quel mondo di personaggi, di collaboratori che hanno ruotato intorno alla sua figura e che hanno reso possibile che il suo cinema, insomma, diventasse... Per esempio, a un certo punto spunta fuori, grazie sempre a Peppino Amato, Giuseppe Pedersoli, giusto? Sì. Che era il papà di Bud Spencer. Esatto, quindi, esatto. È stato lui che poi ha portato... Perché lui che ha realizzato poi il film su... Io, per esempio, in trasmissione, vabbè, tanti anni fa, veniva spesso a Tambur Battente l'avvocato... Bensi, esatto, certo. Che era colui che poi, invece adesso arriviamo in Amarcorda, è il protagonista della storia di Amarcord, giusto? Certo, era che era l'amico, come si può dire, l'amico. Esatto. Ecco, poi invece subentra anche Flaiano. Allora, Flaiano è stato uno dei grandi collaboratori sceneggiatori di Federico Fellini, che io appunto racconto in questo capitolo che ho chiamato Bottega Fellini, dove racconto... un po' i profili, i rapporti con Fellini, dei grandi sceneggiatori che lui ha avuto al suo fianco. I primi sono stati appunto Ennio Flaiano e Tullio Pinelli. Tutta la stagione, diciamo, della prima parte della filmografia di Federico Fellini, da Lo Sceicco Bianco fino a Giulietta degli Spiriti, c'era questo trio fantastico, insomma, che lavoravano a comporre le sceneggiature, a cui poi dobbiamo aggiungere anche la figura di Brunello Rondi, meno conosciuta, di cui pure parlo nel libro, che hanno reso possibile il nascere di queste storie straordinarie che poi Federico Fellini, ma come regista, ci ha regalato. Ma quanti personaggi girano attorno al mondo Fellini? Beh, tantissimi, non a caso poi lui appunto a Roma era all'apice del successo, quando ormai girava i film e realizzava i film esclusivamente, in sostanza Cinecittà, era chiamato il faro, era il punto di riferimento e tutto il grande mondo del cinema girava intorno a lui. Ma è vero che lui non aveva poi una sceneggiatura scritta? Allora, questa appunto dipende dalle fasi di cui parliamo. Nella prima parte, nei primi anni, insomma dagli anni 50 fino sicuramente agli anni 60, dopo i grandi successi della Dolce Vita di 8 e mezzo, lavorava chiaramente con delle sceneggiature ben costruite. Ripeto, la squadra era quella composta con Tullio Pinelli, Ennio Flaiano e poi anche con Brunello Rondi, e quindi c'era anche un importante lavoro di sceneggiatura alle spalle, alle quali lo stesso Federico Fellini. Quindi non è vera la storia dei sogni? Beh, è vera anche la storia dei sogni, nel senso che appunto diciamo che poi c'erano queste costruzioni importanti di sceneggiature e poi c'era Fellini al lavoro quando era ora di girare, e per cui le cose improvvisava o cambiava le carte in tavola. In una seconda fase, sicuramente dagli anni, metà anni 60-70, la sceneggiatura ha cominciato a avere meno importanza. Questo non vuol dire che non ci fosse, perché poi comunque ogni film in Fellini o comunque c'era dietro un lavoro grandissimo, però poi lui, una volta che era sul set, plasmava, faceva a seconda anche delle proprie... Ah beh, ha inventato anche dei neologismi, cioè felliniano. Come... Beh, felliniano, cioè, poi l'abbiamo inventato felliniano. Noi in realtà, sì, e lui sì, stesso sì. Che diceva... Paparazzi, paparazzi, è vero che era un fotografo esatto. Calabrese che si chiamava... Era adesso questo non mi viene neanche in mente in questo momento, insomma, comunque è sicuramente uno dei neologismi. Ma secondo lei anche la TV dovrebbe improvvisare? Naturalmente calcando storie poi, che non sia il gossip, certo, ormai è tutto gossip. Dietro cioè, però, l'improvvisazione però c'è sempre tanto c'è uno lavoro studio, e studio, c'è uno perché studio, altrimenti non, certo. non viene fuori la TV. Lui, non amava, non amava tanto la TV, eh. Allora, è relativo questo, in realtà, perché poi lui si è cimentato con la televisione, quando, soprattutto negli anni 70, sempre di più il mezzo televisivo, no? Si è diffuso e ha preso il posto, gli spazi che aveva fino a quel momento il cinema in maniera sempre più importante, lo stesso Federico Fellini ha cominciato a lavorare, sono infilmati per la televisione, Io so che a lui piaceva un programma. Lo Zecchino d'Oro.
Questo non lo sapevo. Zecchino d'oro. Oh, adesso ci fermiamo un attimo, Anna Maria, perché c'è la pubblicità, quindi ha a che fare col mondo della TV, la pubblicità, e non solo. Beh, anche Fellini ha girato degli spot. Da oggi in cucina crea tu. Creo io. Sì, con Crea tu. Orogel crea i mix di verdure pronte tutte italiane. Tu crea tutto. Crea primi, secondi, contorni, antipasti e fuoripasti. Orogel crea tu. Crea tutto quello che vuoi tu. Centrale del latte di Cesena. Dal 1959 il buono della tua terra. Per la tua famiglia. Pretendi il meglio. Scegli i nostri gelati prodotti solo con latte fresco di alta qualità romagnolo e panna fresca. Buoni, soffici e cremosi. Proprio come quelli artigianali. Una gamma assortita di gusti per tutte le occasioni, ma sempre con la garanzia di materie prime di eccellenza e ingredienti di prima qualità anche senza glutine. Dalla tua terra alla tua tavola, prodotti di qualità al giusto prezzo da gustare e scoprire ogni giorno. Centrale del latte di Cesena. Il buono della tua terra. Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona un pasto ora. Vai su operazionepane.it. Siamo qui all'Antoniano con Tabur Battente Show, ringraziamo naturalmente la regia di Francesco Dardari ed è con noi Anna Maria Gradara, giornalista, che ha scritto un libro, Almanacco Fellini. Io però voglio fare una domanda che mi ha sempre incuriosito, io amo tantissimo Fellini. Questa storia che ha dell'incredibile, questo personaggio torinese, Roll. Mago Roll, sensitivo. Sensitivo, dove dicono, anche Verdone mi ha parlato di questo, che grandissimi personaggi anche a livello europeo andassero a casa sua. Sì, certo. La storia di Mastrota, la lettera in bianco, cioè questo Mago Roll era amico di Fellini? Sì, certo, certo. Lui amava questi personaggi. Sì, sì, poi era molto affascinato da questa figura che prendeva molto sul serio, perché comunque non era un cialtrone. No, anzi, era un sensitivo anche. Esatto, e quindi era molto affascinato da lui e si conoscevano, lo frequentava come altri personaggi comunque del mondo anche dello spettacolo. Tu mi dicevi, Anna Maria, che c'era un personaggio anche che tu volevi sottolineare. No, era un po' il discorso che in questo libro ho cercato di dare un ritratto di Fellini, insomma, ampio, andando a cercare anche storie, diciamo, non troppo conosciute. Esempio? Allora, uno dei temi che mi interessavano era quello di raccontare anche Fellini e le donne, che è un tema super abusato. Allora, in questo mi sono imbattuta in una storia molto curiosa che ha a che fare con questo personaggio che si chiama Mary Lau, che ebbe un ruolo importante, ad esempio, nel film La città delle donne, però non ne parla mai nessuno. Il film della La città delle donne, tra l'altro, è il primo film nel quale purtroppo non compaiono più le musiche di Nino Rota, il grande sodale, insomma, amico di Federico Fellini, che aveva composto tutte le musiche dallo Sceicco Bianco fino, insomma. E questo personaggio? Questo personaggio chi era? Era una musicologa, antropologa, insegnante di yoga, che Federico Fellini coinvolse, chiamò come consulente nel film La città delle donne. La si vede anche in alcune scene. E fu lei che, tra l'altro, compose un brano del film che è riconoscibilissimo, il cui titolo è Una donna senza un uomo è. È come una filastrocca, tra l'altro un testo una pieno donna di nonna, senza un uomo è. E che a un certo punto, in una delle scene clou più importanti del film, quando un migliaio di donne sono radunate per l'assemblea in questo albergo, cantano tutti insieme questo inno, è proprio l'inno un po' del film. Sì, è una figura, diciamo. È una figura che poi divenne anche molto amica di Federico Fellini. Era una femminista dell'epoca, appunto, in un film che tra l'altro fu anche molto contestato, certo, da una parte del mondo delle femministe. E Mary Lau invece divenne amica di Fellini, tra l'altro era anche una grande esperta di sirene. Ah.
No, scrisse anche dei libri che tra cioè l'altro... Cioè le sirene, le sirene. La figura delle sirene nella mitologia. Ah, Fellini allora, impazziva. Tant'è che un suo libro dedicato alle sirene di Mary Lau, che regalò a Federico Fellini, glielo dedicò a Federico Fellini, sirena, lui stesso. Vedete, legge. Questi personaggi che perché hanno accompagnato... Perché comunque lui sì, era di una curiosità enorme, grandissima, per cui era attratto da... tutto quello che poteva avere a che fare con il mistero, l'arcano, ma anche queste adesso storie. Ci alziamo perché ti voglio presentare un gruppo che va per la maggiore, riempie gli stadi, non sto scherzando, e sono un gruppo forte, sono forti loro, sono forti. Freddie Mercury, naturalmente, loro sono degli innamorati dei Queen. Tra l'altro vorrei ricordare anche questa cosa di che tu lo sai, quando Federico Fellini ebbe l'ictus fu ricoverato al Sant'Anna di Ferrara e lui aveva in mente di fare, a ritorno diciamo alle attività, di fare un film sulla disabilità, su questi giovani che lui aveva conosciuto al Sant'Anna, che c'erano anche ragazzi giovani che purtroppo avevano avuto incidenti stradali e che a un certo punto si erano ritrovati con una disabilità importante. E lui voleva costruire un film proprio sulla disabilità. Purtroppo Fellini ci lasciò dopo qualche diversi prima. Vieni intanto che ti voglio presentare i ragazzi che loro, ripeto, vivono i Queen come, insomma, fan parte, cioè Fellini rimarrebbe affascinato da queste figure. Io ho assorbito Fellini, loro hanno assorbito, i Queen. Siamo lì, anche Freddie Mercury è un personaggio incredibile. Esatto. Radio Gaga, noi ci vediamo la prossima, ci rivedremo la prossima settimana, sempre a Tambur Battente Show, sempre dall'Antoniano, sempre con voi. Ciao! And watch your